Benvenuti bambini, oggi parleremo degli stati dell'acqua. L'acqua è un bene prezioso e tutti gli esseri viventi hanno bisogno dell'acqua. Senza acqua, infatti, non ci sarebbe vita. Ma dove è presente l'acqua? Nell'ambiente che ci circonda, nei mari, nei fiumi, nei laghi, negli animali, nel suolo e nelle piante. Ma, soprattutto, l'acqua è presente nel nostro corpo. Infatti, noi beviamo tanta acqua. L'acqua, in natura, è presente in tre diversi stati. Il primo stato è quello solido. Pensiamo ai ghiacciai. Il secondo stato è quello liquido, pensiamo all'acqua dei fiumi, dei laghi e dei mari. Il terzo stato è lo stato gassoso, pensiamo all'acqua che bolle in pentola e al vapore che si forma. Il calore e il freddo determinano i cosiddetti cambiamenti di stato dell'acqua. Infatti, in base all'aumento oppure alla diminuzione della temperatura, si verificano i passaggi di stato dell'acqua. Vediamo il primo passaggio, la fusione. Grazie al calore, l'acqua allo stato solido si scioglie e diventa acqua allo stato liquido. Il calore, infatti, che cosa fa? Scioglie il ghiaccio in acqua. Il secondo passaggio è quello della evaporazione. Grazie al calore, le goccioline di acqua liquida si trasformano in gas. Il calore, cioè, trasforma l'acqua dallo stato liquido in vapore, allo stato gassoso. Basti pensare all'acqua che bolle in pentola. L'ultimo passaggio è quello della solidificazione. L'acqua allo stato liquido, grazie al freddo, si trasforma in ghiaccio. Pensiamo a tutta la neve che scende in inverno, quando fa freddo, 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 freddo. Il freddo, infatti, solidifica l'acqua dallo stato liquido in ghiaccio, stato solido. L'acqua, bambini, è un bene prezioso. È molto importante per la vita di tutti gli esseri viventi. Non bisogna sprecarla e non bisogna inquinarla.